Buon pomeriggio a tutti. Benvenute. C'è qualcuno, Gabriele? No. Diamo spazio. Ancora niente. Diamo il tempo di collegarsi e partiamo con questa diretta molto veloce. Devono approvare forse la diretta? Qualcuno la deve approvare? Carmela ci darà il via, come approveranno la diretta e partiamo. Ok? Hanno approvato. Appunto. Quindi forse tra poco. Buon pomeriggio a tutte, aspettiamo che si collega qualcuno e iniziamo con la nostra diretta di Natale, molto veloce. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, benvenute nella mia cucina. Facciamo entrare le nostre clienti, le nostre consulenti e così iniziamo. Vi darà il via Carmela perché le altre concessionarie oggi si trovano a Roma con l'incontro con l'augurio che darà il presidente a tutte noi, diciamo, le nostre concessionarie sono andate a Roma, quindi abbiamo anche questo altro evento oggi molto importante per chi lavora in Magic Cooker. Noi faremo un saluto, un brindisi veloce perché sappiamo che tranquillamente finiamo, da veloce perché sicuramente avete da fare con i preparativi, le nostre tavolate, la spesa, quindi non vi vogliamo trattenere tanto, facciamo giusto un antipastino veloce, un brindisi. E poi ci vediamo alle prossime dirette. Aspettiamo un pochino Gabriele che mi riprende. Cosa dice? C'è qualcuno che ci segue, sì, Gabriele? sì. Quando Carmela ci dice il via, noi partiamo, aspettiamo altri 2-3 minutini e partiamo con i nostri alberelli di Natale. Così facciamo un augurio prettamente natalizio. Come vedete, io sono sempre ad addobbare le mie tavole che le adoro e andiamo a fare le nostre formelle. Faccio vedere che già ho preparato gli alberelli salati, li metteremo in cottura e li faremo insieme a voi, che sono veramente squisiti. Io li ho fatti con un ripieno salato, si possono fare anche con un ripieno dolce o anche a base di pesce. Ha detto Carmela che può iniziare. Perfetto, allora Gabrielino, allontanati un pochino così mi riprendi meglio. Oggi il mio cameraman Gabrielino non partecipa con me ma fa le riprese. Allora, benvenute tutte a casa mia, buon pomeriggio a tutte. Come dicevo prima, quindi faremo una diretta molto molto veloce perché non vi vogliamo rubare tempo prezioso per i vostri acquisti di Natale. Siamo veramente alle porte del Santo Natale. E soprattutto ci tengo a dire che mi auguro che i vostri acquisti sono già sotto l'albero di Natale, così tranquillamente la vigilia nelle feste li potete utilizzare.
Io oggi non vado a fare cose molto laboriose perché, ripeto, non voglio rubarvi tempo. Quindi andremo ad usare il nostro meraviglioso kit forno. Nostro kit forno che va a sostituire il mitico forno elettrico. Io veramente l'ho vestito a festa anche a lui di Natale, ho detto ciao, io voglio il mio forno su fiamma. Quindi andrò a fare, come dicevo prima, i nostri alberelli salati con la pasta sfoglia. Un antipasto molto molto veloce, molto semplice. Lo andremo a condire con del prosciutto affumicato e della mozzarellina con la pasta sfoglia. Si possono fare sia con il, come vi devo dire, con il salmone, con della rucoletta, con del formaggio spalmabile e perché no con della che vi devo dire, delle salse anche dolci o agrodolce. Si possono fare in qualsiasi modo, l'importante è saperli cuocere, ma come si possono cuocere? Nel nostro kit forno. Quindi prima di fare le formelle, io cosa vado a fare? Vado ad accendere il mio forno su fiamma. Vedi Gabriele, fai vedere la fiamma. Partiamo con una fiamma alta. Prima che vado a mettere dentro la teglia, facciamo vedere il nostro forno. È composto quindi da un pentolone, da una griglia, il nostro ottimizzatore, due teglie, che sia questa qui rotonda e la ciambelliera. Quindi andiamo a mettere il nostro alberello di Natale salato e parte la cottura. Vado a mettere il timer non più di 20-25 minuti. Perché? Io adesso sto usando l'effetto Smart Dynamic, quindi quando si alzerà la calotta io andrò a conteggiare i 20 minuti, ne ho messi 25 perché do il tempo della calotta che si alza e partirà la cottura. Perché noi consigliamo il nostro forno? Lo consigliamo soprattutto perché in questo periodo noi dobbiamo ridurre i costi. Lo diremo all'infinito perché con questi rincari il Magic Cooker non fa paura, non fa paura, perché noi andiamo a cucinare in maniera salutare e soprattutto economica, perché le bollette sicuramente arriveranno molto molto più basse. Io lo adoro, in questo periodo ne ho messi già a disposizione sulla mia fiammella qua, già due, già da stamattina ne ho usati già due perché mi sono fatti gli alberelli salati che stasera li porterò a cena da amici, mi sono fatta un bel pan brioche e non vado ad accendere più il forno. La cosa fastidiosa per me era quella, accendere il forno e poi magari sbirciare, quindi magari non potevi stare nemmeno sempre bella carina truccata, perfetta a casa, perché poi magari cadeva qualcosa e pulisci questo forno. Col nostro kit forno, tutto su fiamma, tutto su gas, la cucina è sempre pulita e mangiamo veramente sano, perché andiamo a cucinare a basse temperature, ma soprattutto non sporchiamo niente. È un bellissimo pentolone, si lava sotto il getto dell'acqua. Se esce, vi voglio dire una cosa molto importante, se ogni tanto, essendo alluminio grezzo, quindi non trattato, esce qualche macchiolina, come anche sicuramente da me ci sarà, con la spugnetta abrasiva il nostro cremone e il nostro forno su fiamme è sempre bello pronto e sempre bello pulito. Detto questo, io andrò a fare le mie formelle, quindi molto semplice, quindi questi alberelli salati. Che andiamo a fare? Ho preso la pasta sfoglia, mi vado a fare con le formelle, si trovano facilmente in commercio, i nostri alberelli salati. Vedete? Ok? Quindi faremo qualche alberello salato, possiamo fare anche le stelline, come preferite voi, e porteremo in cottura. Veramente un aperitivo veloce, gustoso e perché no carino anche ai nostri occhi, perché l'occhio, come si dice, vuole anche la sua parte. Io ci ho fatto anche le stelle, ci ho fatto i cuoricini, diciamo che ci faccio di tutto e di più con la pasta sfoglia, ma soprattutto mi piace l'effetto della cottura del kit forno, perché poi vi farò vedere come si va a cuocere. Vanno veramente a gonfiarsi questi alberelli e sono veramente gustosi, veloci e molto particolari anche come impiattamento, perché nelle feste è anche carino quando uno fa un bel piatto. Che dite voi? Se qualcuno vuole farci qualche domanda, siamo qui a disposizione. Sicuramente la nostra Carmela
risponderà, se non risponde Gabriele. Vediamo qua. Andiamo a fare così, il nostro alberelli. Ok. Perfetto. Facciamo pure qualche stellina, così poi la usiamo come puntale. Ok. Cosa preparate voi per queste feste? Noi con i nostri ottimizzatori possiamo fare di tutto, quindi dai primi ai contorni, ai secondi, alle lasagne. Io voglio spendere un pochino di tempo per parlare del kit forno, perché col kit forno qualcuno dice sì, ma dopo che ci faccio i dolci cosa ci faccio? Col kit forno potete farci di tutto. Si parte da un aperitivo, quindi qualcosa di salato, di lievitato, a una bella lasagna, a un bel pollo e patate, all'agnello con i piselli, a una bella, che vi dico, parmigiana, alle cozze gratinate. L'altro giorno ho fatto le cozze gratinate, vi dico che sono, li facevo sempre al forno, vi dico che sono venute veramente veramente buonissime e dorate sopra. Poi ci possiamo fare i dolci, abbiamo tante tipologie di usare il kit forno che adesso vi farò vedere, quindi possiamo fare sia da una parte bassa, quindi a cucinare una bella lasagna, e perché no a fare i lievitati, tipo una chiffon cake, tipo un bel panettone, sia dolce che salato. Infatti abbiamo visto che sulla pagina Magicooker le ricette del cuore, le nostre clienti stanno pubblicando panettoni, stanno facendo torte salate a forma di stella, di tutto e di più, grazie al nostro, diciamo, ottimizzatore, ma soprattutto grazie al nostro kit forno. Allora, io adesso il restante lo metto da parte e andiamo a riempire i nostri alberelli. Andiamo a metterci, come dicevo prima, un pochino di prosciutto affumicato, così lo mangia pure Gabriele, vero Gabriele? Sì. Andiamo a metterci la mozzarellina, quindi non fa acqua, quindi mettiamo questa pasta filata e andiamo a pigiare senza nessun grande sforzo ed impegno, vedete? E mi sono creato il mio alberello salato. Poi ci mi vado a mettere la mia mitica stellina e mi sono fatto il mio alberello. Continuiamo con gli altri. Quindi mettiamo un pochino di prosciutto. Potete metterci qualsiasi cosa. Io adesso metto il prosciutto perché i miei figli faranno la merenda con gli alberelli salati, con prosciutto e mozzarellina. Se no si poteva mettere anche, che vi dico, il salmone, si poteva mettere del salame dolce o piccante, ognuno a piacimento. E perché no, io li ho fatti anche dolci con la Nutella o con la marmellata, vi posso garantire che erano veramente buonissimi, ok? Vedete, tutto molto facile, molto semplice. Pigiate qua e i miei alberelli sono pronti e poi porterò in cottura. Quindi vi ho fatto vedere come sono facili da fare, molto semplici. Vuoi metterla tu Gabrielina qua? Aspetta, e Gabriele vuole mettere la stellina di Natale. Perfetto Gabriele, perfetto. Quindi come dicevo prima, andiamo a cucinare in maniera veloce, soprattutto salutare, e il nostro ottimizzatore ci va veramente tanto 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 a far recuperare anche del tempo prezioso, perché quante volte andiamo di fretta, vorresti fare magari una pietanza più elaborata, però uno dice no, troppo tempo ci vuole, accendi il forno o magari fallo con altri elettrodomestici. Noi no, grazie al nostro ottimizzatore di fiducia, grazie a questo marchio Magicooker, andiamo a velocizzare e soprattutto a cucinare. Io da quando uso il Magicooker, ormai sono 7 anni, non ho più paura di dire mamma mia è così tardi, stanno arrivando i ragazzi da scuola, non ho tempo per finire quel tipo di cucinato perché ci vuole tempo. Grazie a questo io non ho più paura, perché questo è il mio alleato in cucina. Ottimo anche come idea regalo, ottimo anche come presentarci un'amica, perché vedete questo gioiellino?
Per chi ci presenta un'amica con un acquisto, lo potete avere con un piccolo contributo. Questo è il nostro perfettino con marchio Magic Cooker. Meraviglioso. Chiedete alle vostre consulenti di fiducia e vi sapranno dire tutte le belle novità. Oggi non vi sto a dire che c'è quella promozione, c'è quella, perché è veramente un periodo pieno, ma veramente pieno di promo. Ne abbiamo avuti di tutti i gusti, di tutti i prezzi. In particolare, ripeto, io oggi mi voglio soffermare sul mio mitico kit forno. Abbiamo tre opzioni di scelta di acquisto. Per chi già ha gli ottimizzatori magari comprati in precedenza o avuti come regalo, potete avere soltanto il mitico kit forno, che comprende il pentolone con la griglietta e le due teglie, ciambella e la tortiera. Se poi non avete niente, volete prenderlo completo, abbiamo il kit del kit forno con il nostro ottimizzatore 35. Se poi volete proprio magari farvi un ottimo regalo, lo potete avere anche con il nostro San Pietro, con la nostra cupola meravigliosa, il nostro cupolone. Cosa permette questo cupolone? Il nostro cupolone permette di cucinare anche in doppia altezza, quindi con una bella chiffon cake, come dicevo prima, o magari, che ti dico, io volevo fare l'altra sera delle pizze, avevo fretta, avevo persone a casa, mi sono preso un'attrezzatura che si trova in commercio, delle grigliette con più altezze, e ho fatto 3 o 4 pizze. Nello stesso momento abbiamo mangiato più gusti di pizza. In nemmeno mezz'ora io avevo la tavola con degli stuzzichini e queste pizze fatte col mio mitico kit forno, senza accendere, aprire sullo sportello del forno. Tutto veramente magico e tutto veramente meraviglioso, grazie alla nostra cupola meravigliosa, perché contiene veramente una camera che si forma all'interno, bella resistente, sembra veramente un proprio vero forno ventilato. Tutto magico grazie ai nostri ottimizzatori. Gabriele, dimmi se c'è qualcuno, mamma, qualche domanda, dobbiamo rispondere, nessuno? O non, forse non riusciamo magari a vedere i titoli, comunque Carmela eventualmente, se riesce lei a leggerci, così ci aiuta. Cosa dirvi? È un periodo particolare, è un periodo di crisi e soprattutto è anche un periodo per la salute molto particolare. Cucinare con i nostri ottimizzatori, andiamo tantissimo anche ad avere, anche, che vi dico, se vogliamo fare le verdure non mantengono le sostanze organolettiche, quindi magari non si alterano i cibi, il fritto. Quale periodo? Adesso è proprio il periodo clou del fritto, perché al Natale si sa, si fanno i fritti di Natale, si fanno le fritture. Con il nostro ottimizzatore andate a friggere in maniera sana, basse temperature, quindi non superando i 100 gradi, e soprattutto usando, come diciamo sempre noi, sia nelle dirette che nei corsi cucina che ne abbiamo fatti tantissimi, e soprattutto quando andiamo a trovare le nostre calorose clienti, noi diciamo che bisogna usare le accortezze. Quando si frigge, si frigge sempre a fiamma alta. Quando si vuole vedere all'interno il composto, basta chiudere la fiamma o spostare la pentola, si gira, si rimette l'ottimizzatore e riparte la frittura. Facendo questo sistema di cottura, noi andremo a cucinare in maniera salutare, soprattutto la molecola dell'olio non si apre. Possiamo riutilizzare questo olio dalle 5 alle 6, 7 volte, perché è un olio sano. Quante volte noi facciamo le dirette o le demo, noi prendiamo poi il bicchiere di vetro, mettiamo l'olio e l'olio è sempre come se fosse adesso versato dalla bottiglia. Tutto questo magico grazie a questo piccolo procedimento di accortezza. Gabrielino, vogliamo sbirciare un pochino cosa sta succedendo in questo forno? E chissà, magari uno dice, mamma mia, adesso apriamo il forno e ci bruciamo, proprio no. Che meraviglia, vedete? Già si stanno gonfiando i miei alberelli, tutto meraviglioso grazie a Magic Cooker. Voglio farvi vedere una cosa. Io sto usando il sistema Smart Dynamic, perché questo è un sistema intelligente. Io cosa andrò a fare poi? Quando vedrò che i miei alberelli andranno a dorarsi sotto e già sopra sono già belli asciutti, andrò a spegnere, perché il mio sistema farà il sistema di autocottura. Quindi andiamo a spegnere 5 minuti, 10 minuti a fiamma accesa. Possiamo calcolarci, facciamo metà e metà, 5 a fiamma accesa, 5 minuti a fiamma spenta, e vi posso garantire che il processo Magic Cooper continua e il nostro cibo è ben cotto e si può servire a tavola.
Io non lo so cosa dirvi, io vi voglio dire tante di quelle di belle cose con la nostra azienda, non so le vostre consulenti in questo periodo se vi hanno parlato di questa meravigliosa raccolta punti che continua all'infinito. Contattate le vostre consulenti di fiducia che vi sapranno dire le nostre novità in questo 2023. Ripeto, oggi le nostre concessionarie sono in riunione e poi avranno il saluto del presidente, il nostro Marco Ferrari, dove sicuramente staranno programmando il nostro 2023 lavorativo. Perché la nostra azienda non si ferma mai, si fermerà soltanto nelle feste, ma è sempre a completa disposizione. Noi consulenti vi sempre teniamo nel cuore e vi ringraziamo perché magari in questo periodo particolare del Santo Natale ci avete aperto le case, ci avete aperto le porte perché siamo venuti a fare demo, abbiamo fatto corsi cucina, veramente abbiamo portato il Magic Cooker in tutte le case. Io sfido chiunque che in ogni casa un ottimizzatore c'è. E poi i regali meravigliosi che ci siamo fatti, vero? Perché le nostre consulenti, grazie a questa raccolta punti, in questo periodo riceveranno anche i bellissimi regali. Poi la cosa bella è la collaborazione anche noi di squadra, perché siamo una famiglia, quindi che dire, ci convenziamo, ma abbiamo vinto delle gare. Io ringrazio anche le mie ragazze, perché grazie alle mie ragazze abbiamo fatto un salto di qualità, abbiamo vinto una gara meravigliosa, prestigiosa, la nostra azienda mette sempre regali fantastici, che non sto a dire il marchio, ma veramente oggetti di un certo valore. Tutto questo grazie al lavoro, grazie a voi clienti, perché se noi vinciamo, grazie anche a voi clienti che ci date la vostra fiducia. Gabriele, andiamo a vedere a mamma che secondo me possiamo quasi mandare in autocottura, perché secondo me ci siamo quasi. Infatti io, vedete, vado a spegnere perché, vedete, è proprio tutto pronto, veramente tutto pronto. Né bruciato, bello cotto al punto giusto. E il mio timer ancora non ha suonato, quindi vado a mettere l'ottimizzatore. Veramente lascio quei due, ma nemmeno 2 o 3 minuti, il tempo che facciamo un'altra chiacchiera. Io una diretta molto veloce, come vi dicevo, perché non vi volevo trattenere. Abbiamo fatto questi alberi e l'insalata. Vado a togliere quindi queste cose. Queste qua, questi alberelli, poi me li vado a ricucinare, perché adesso col mio kit forno, sapete cosa farò io adesso? Già caldo, a fiamma spenta, usando il sistema Smart Dynamic, metterò questi altri alberelli a fiamma spenta e mi si cuoceranno senza che io accendo la fiamma, quindi tanto risparmio. Confermate? Allora, prendiamo il nostro piatto da portata, perché ripeto, è stata una diretta veloce, ma credo che gustosa e carina. Andiamo a prendere i nostri alberelli. Ok, vieni Gabrielina. Perfetto. Che meraviglia, tutto cotto al punto giusto. Veramente cotti al punto giusto. A me, io adoro tantissimo questi alberelli perché si gonfiano in una maniera impressionante. Ok, Gabrielina, fai vedere le nostre promozioni. Il nostro cupolone che io porto a tavola e finiamo perché è stata una diretta veloce ma gustosa. Allora, quindi vedete che meraviglia con le nostre stelline di Natale. E voilà. Vi piacciono? Vi sono piaciuti i nostri alberelli salati ripieni? C'è qualcuno che dice sì o no, Gabriele? Quindi un antipastino veloce, gustoso e soprattutto carino agli occhi, perché a me l'occhio vuole anche la sua parte, come dico sempre io. Dimmi, amore. Chiedono se sono di pasta sfoglia. Sì, ho usato la pasta sfoglia, vedete? Vedete la cottura bella? Il mio timer avevo messo 20 minuti, ma ancora ne mancano altri 5-10 minuti. Quindi veramente in 15 minuti mi sono fatti gli alberelli di pasta sfoglia. Che meraviglia! Sì, facciamo vedere la signora che ci ha risposto. Vedete come si sono gonfiati con la doppia balza? E vi faccio vedere come erano prima. Vedete, signora? Questi qua sono con la pasta sfoglia, quindi erano piatti. Che meraviglia! Piatti. E si sono gonfiati con il nostro meraviglioso kit forno. Perché vi voglio dire una cosa: il sistema Magic Cooker, quando va a cucinare, ha ancora
fa la lievitazione, quando andiamo a fare soprattutto le pizze buonissime, finisce ancora il processo di lavorazione. Io ho fatto veramente molto molto veloce, ho parlato quindi sia della raccolta punti, ho parlato se qualcuno, perché no, vuole diventare un nostro alleato, un nostro consulente, contattate le vostre consulenti e chiedete, perché è molto bello lavorare con noi e si vincono tante tante gare. Io vi saluto con un piccolo brindisi, con un aperitivo, ma non alcolico, quindi con il mio alberello di Natale, meravigliosi, di pasta sfoglia, salati, si possono fare anche dolci. Con il mio brindisi, cosa dirvi? Io vi mando da parte di tutta l'azienda, di tutte le nostre consulenti, un fantastico... Dimmi Gabriele, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Allora, vi saluto con un sereno Natale, un glorioso, festoso e esplosivo 2023, perché ce lo meritiamo tutti. Chiudiamo questo anno che... E ringraziando il Signore è andato bene, sia lavorativamente parlando che di tutte le altre cose. Abbiamo aperto le case delle persone, i nostri corsi cucina, credo che anche il mondo si sta un pochino allargando, e soprattutto non ci abbandonate con il nostro ottimizzatore, fatene buon uso per queste feste e speriamo che il 2023 sarà ancora un anno ancora più esplosivo di salute, di gioia, di tanto Magic Cooker. E soprattutto vi aspettiamo alle prossime dirette. Ciao a tutti e buon Natale, auguri!